Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power. Oggi vi presento un dissipatore, ma un dissipatore di qualità, ovvero il Noctua NH19S di colore nero. Prima però vi invito a passare sul nostro canale YouTube e attivare la campanellina, iscrivetevi per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Iniziamo! Aprendo la scatola troveremo, oltre ovviamente al nostro Noctua NHU19S, una ventola Noctua NFA9 da 92 mm, l'adattatore low noise, la pasta termica Noctua NTH1, il kit di montaggio Secofilm 2 per intere AMD, l'adesivo in metallo di Noctua, ben 3 manuali di installazione e guida rapida, 2 molle di ancoraggio per una ventola aggiuntiva opzionale. Il Noctua NH19S è un dissipatore ad aria avente una struttura a torre dotata di heatsink singolo e ventola da 92 mm in colorazione total black. Questa heatsink è costruita da 43 alette d'alluminio attraversate da 5 heatpipe in rame placcato nickel, tutto rigorosamente verniciato di nero, eccezione fatta per la basetta di rame placcata nickel e la patta specchio per favorire lo scambio termico tra la superficie del IHS e il processore, ovviamente il dissipatore stesso. Tra l'altro la pasta termica Noctua NTH1 inclusa nella confezione ed applicata sul processore favorisce ulteriormente lo scambio termico. Tornando a parlare dell'heatsink, la sua struttura vede le alette saldate agli heatpipe per favorire lo scambio termico in fase di disidratazione dei metalli quando questi sono sottoposti ad alte temperature, impedendo così la creazione di spazi d'aria che andrebbero così a inficiare sulle sue performance e sulle proprietà dissipanti. Esattamente come la controparte standard, gode delle feature 100% RAM compatibili e 100% compatibili with PCI Express card on Mini ITX. Il che significa, tutto questo inglesismo, che questo dissipatore non ci darà problemi di struttura e spazio con i banchi di memoria RAM aventi un profilo alto, perché non andrà a intralciare l'utilizzo del primo slot RAM. Allo stesso modo non troveremo problemi nel caso usassimo una scheda madre Mini ITX o più grande per connettere sullo slot PCI Express, che spesso si trova molto vicino alla zona socket ed alcuni dissipatori ingombranti vanno a intralciare la cosa, impedendo l'utilizzo della scheda video. Cosa molto interessante di questa ventola è la possibilità di supportare una seconda Noctua FA9. Non a caso l'interno della confezione ci dà due ancore di colore nero che ci permettono l'installazione della seconda ventola. Questo dissipatore è dunque pensato per tutti coloro che vogliono creare soluzioni compatte ma con un design curato, che non trascurano la possibilità di poter aggiungere una seconda ventola al dissipatore in seguito, aumentandone così le performance. Ci teniamo anche a precisare che le qualità costruttive e le features 100% RAM compatibility e 100% compatibility with PCI Express card on Mini ITX consentono una facile installazione di tutto l'hardware, tutto questo in appena 95x95x125 mm. Potete trovare il dissipatore CPU Noctua NH19S Black su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere a mi piace alla nostra pagina Facebook e seguirci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao a tutti!